Li tengo. Porteranno pazienza, ma li tengo. Chi cecchi? Sta così, mi metto un po' così, bagarò, ma li terrò. Ciao ragazze, benvenute sul canale. Qua come state vedendo un nuovo video, l'avete già letto dall'anteprima del video. Questa è la volta che vi voglio presentare, finalmente direte in tante, il video della mia sistemazione dello studio. Allora, in questi giorni qua ragazze, in uno dei miei vari video, vi avevo detto che stavo sistemando il mio studio. Io sto un po' sistemando tutto per quanto riguarda i cassetti, i prodotti. Ho fatto fuori un sacco di roba, ho fatto di quelle scoperte fantastiche. E poi avevo anche già fatto come si chiama? Predisposto sopra il tavolo il pannello protettivo. Allora, questo pannello protettivo, vi faccio una piccola parentesi veloce. Allora, questo pannello protettivo io avevo già deciso di metterlo a febbraio. Allora, quando è iniziato un po' tutto questa cosa qua, un rumore che c'era in Cina, questo virus super pericoloso, io avevo fatto il mio ultimo intervento il 30 gennaio. Allora, cosa succede? Che non stavo tanto bene. A me l'odore a sigaretta dà fastidio tantissimi, tantissime del mio cliente fumano. E c'era questo virus anche, che c'era questa influenza che girava anche qua in Italia. Io ho detto, beh, non sto bene. E parliamo troppo vicine perché siamo troppo vicine. E allora avevo messo un telo. Avete presente, ragazze, il telo che vendono nei negozi di casalinghi, quelli che si mettono sopra al tavolo, quello trasparente, però che la plastica è bella e spessa, è molto lucido, molto trasparente. Quello allora io avevo fatto, lo avevo messo, avevo creato questa barriera tra me e la cliente passava sotto la mano e lo avevo attaccato molto bene con del nastro adesivo, una robettina fatta come si deve, e l'avevo attaccato alla lampada. Allora, mio marito l'aveva visto e mi ha detto, ascolta Belucci, ma che se, non è tanto carino da vedere, guarda Fabrizio, carino o non carino, almeno mi protegge un attimo di non stare troppo attaccata alla cliente, parlarci proprio faccia a faccia, visto come sono messa. Anche perché se mi prendevo l'influenza normale che c'era in giro, avevo appena fatto l'intervento, uno dei tanti interventi che avevo fatto per quanto riguarda, dico sempre perché magari chi sta vedendo questo video magari non mi segue, e ho dei problemi per quanto riguarda un rene, la uretera, e allora ho fatto già diversi interventi, diversi sono 5 con vari metodo, e ho provato di tutto, ne starò parlando di tutto e di più, e non è finita però, boh. Allora ero molto spaventata per questa cosa qua, ho detto questa influenza è molto brutta, sto parlando di quella che c'era qua in Italia e adesso si parla anche di questa influenza che c'è in Cina, non si pensava ragazza che anche questo arrivasse qua in Italia e allora io mi ero protetta così. Dopo un giorno con il mio marito l'ho detto, senti ma se andiamo alla Brico e ci prendiamo il plexiglass, che una volta noi avevamo fatto dei lavori qua a casa, ma non è una specie, non è proprio plexiglass questo qua, perché il plexiglass è molto delicato, se non stai attento a tagliarlo proprio si apre, fa come il vetro, no? Si espande. E allora abbiamo comprato, che poi non l'abbiamo comprato, avevamo questa roba qua in cantina. Perché una volta avevamo fatto dei lavori qua a casa e avevo utilizzato questa specie di pannello e sta roba. E allora era giusto, l'ho misurato, ho misurato la lunghezza del mio tavolo, la lunghezza proprio del mio tavolo, e l'ho voluto fare alto 90. E allora ho misurato, e vi dico questo ragazzi perché magari durante il video non vi ho spiegato molto bene questo, però dopo le metterò la foto anche qua del disegnino che l'avevo fatto a mio marito. Allora, ho misurato il centro dove c'è l'aspiratore. Il mio io ce l'ho in casa. Allora, da quel punto lì io ho misurato 30. Io ho fatto l'apertura 30 o 35. È giusta. Con un'altezza di 16 o 17. L'altezza da dove appoggia questo plexiglass, così e così, da dove la cliente deve passare la mano. E fantastico, è giusto perché io l'ho provato già con mia figlia. E
E allora, ragazzi, in quel periodo lì, dopo quando l'ho fatto, io ho lavorato proprio così. Quando c'è stato questo problema del coronavirus qua in Italia, io ho smesso da lavorare proprio. Ho fatto un messaggio a tutte le mie cliente. Alcune mi hanno capita, altre si sono un po' offese. Pazienza, ragazze, io devo vedere prima di tutto la mia salute. Anche perché quando sto male sono soltanto che cavoli miei. E visto che in questo periodo è da un anno che vado avanti, e che non sto bene, che ho un sacco di problemi, allora mi veniva da dire una roba, però devo vedere prima per me il lavoro, dopo arriva. Allora ho smesso proprio completamente di lavorare, però comunque sono protetta così. E in quel periodo là avevo lavorato anche con la mascherina, ci sono state delle cliente che sono arrivate qua anche con la mascherina, quando ancora non si sapeva molto bene come eravamo messi qua in Italia per quanto riguarda il coronavirus, per cui alcune sono state molto carine che mi hanno, come posso dire, mi hanno anche protetta, mi hanno detto: Luci, visto che c'è, si dice che c'è qua la nostra regione, io, se per te non è un problema, io vengo con la mascherina, guarda, benissimo. E allora, vi stavo dicendo, io ho fatto questo pannello, è molto trasparente, per cui se entrate nella stanza fate fatica a vedere che c'è proprio questo pannello perché è pulitissimo. Bisognerebbe vederlo lavorando tanto che magari la polvere non si attacca un attimo, però io ho un bellissimo aspiratore che l'avevo comprato in fiera, ed è questo aspiratore, trovate il video anche qua sul mio canale, che aspira tantissimo e secondo me non avrò quel problema lei. Se per caso ce l'ho, ho quel spolverino che lo vedrete fra un pochino nel video, ed ho una passatina e quello lì attira tutta la polvere. Un'altra cosa, ragazza, che vi voglio dire, qua nel mio video vi apro proprio tutti i miei cassetti perché io sto proprio lavorando. Io ho piazzato lì la videocamera e tante volte ho registrato con il telefono perché era più comodo e mi sono messa a pulire e a fare tutto. Vedrete un po' i video un po' assemblati, ho voluto assemblare un attimino che rendesse un po' l'idea di tutti gli angoletti, le cose che stavo realizzando. Portate pazienza se alcuni pezzi dite: ma da dove viene fuori questo? E per questo, ragazze, ho voluto anche approfittare di questo video per farvi vedere alcune cose, un po' tutti i prodotti che ho e anche gli attestati, perché mi avevano chiesto anche quella: Luci, che corsi hai fatto? Beh, ragazze, in questo video vi do anche un assaggino di tutti i corsi, non tutti, perché dopo ho visto, sistemando, che ho trovato dentro il mio scatolone ancora altri due attestati che non ho potuto mettere ancora in cornice, però arriverà anche quello. Pian piano sto sistemando, e visto che le ho trovate, vi avevo comprato anche la cornice, un giorno di questo mi metto e lo metto in cornice e appendo anche quei due attestati lì che sono stati dei corsi di decorazione unghie. Allora, ragazze, l'intro di questo video è anche per dirvi questa cosa qua. Attenzione di non malinterpretare magari quando vi sto ved facendo vedere i miei attestati. Allora, chi mi conosce sa che non lo faccio per tirarmela, anche perché avevo fatto anche un video per quanto riguarda la French, dove vi avevo anche detto che non mi sento arrivata, nonostante tutti i miei corsi, i miei massi corsi che ho fatto, non mi sento arrivata, perché quando vedo che ho delle difficoltà mi metto al lavoro, vado in cerca di aiuto, vado di nuovo a farmi del corso, dei corsi. E anche questa nostra professione è una professione che va sempre rinnovata. Chi si sente arrivata è già perso. Chi si sente arrivato è già perso. C'è sempre, ogni giorno, delle cose da imparare. Allora, visto che lavoro e i miei soldi ce l'ho, i corsi me li pago io, non me li regala nessuno, allora, appena posso, salute permettendo, vado a farmi i miei corsi perché mi aiuta. Mi aiuta tantissimo, mi fa stare bene, imparo un sacco di roba, conosco delle ragazze nuove, se restaurano dei rapporti carini, amicizia, o semplicemente ci scambiamo i nostri contatti, quando una ha bisogno ci scriviamo come va, come ti va, come sta andando. Allora, per quello, in questo video, visto che è un po' dedicato tutto al mondo nei, ho voluto inserire anche questo. Ragazzi, scusate per gli occhiali, io sto facendo così, non riesco a concentrarmi. Io spero che voi non perdiate il filo del discorso, ma se io levo gli occhiali mi dà fastidio, non so dove guardare, devo vagare perché se guardo fissa alla videocamera e gli occhi si incrociano e mi dà fastidio. Allora, ragazzi, portate pazienza, devo tenerli. E allora,
Che altre cose? Io spero che questo video vi piaccia, me l'avete chiesto tantissimo, ma tantissimo, ma tantissimo. L'ho fatto con molto piacere. Non pensate, ragazze, che è stato facile, perché voi lo vedete questo video, non so quanti minuti saranno di video, una quarantina e così, ma chissà chi ha fatto questo lavoro qua di riordinare. Sa che in 40 minuti lo si fa, cioè a volte diventavo matta e li ho fatti in tanti giorni perché non posso. Ho visto che anche stressandomi troppo, stando troppo piegata e facendo delle cose un po', inizio a avere dei problemi, visto che ho un aggeggio dentro nella uretera che si chiama, come cacchio si chiama? Non ricordo più. Estendo più J, ho quella roba lì dentro all'uretera. Io ogni tanto, se sto tanto piegata, sento questa roba, inizia a darmi fastidio sotto la costola e un po' anche la vescica, da lì partono un po' delle cose che è sgradevole. E allora dovevo stare attenta, dovevo sistemare un po' tutte le cose, ma senza ammazzarmi troppo. Io volevo proprio, io ho rovesciato le studio, ragazze. Io ve lo dico, fatelo. Fatelo in questi giorni qua, visto che dobbiamo stare ferma fino a giugno, se non cambiano le cose, sono tante manifestazioni, tante arrabbiature, tante cose. Ragazze, cosa possiamo fare? Allora, prima di tutto, ragazze, sta la nostra salute. Se noi stiamo attente, lo so che tanti stanno lavorando, se ne fregano, però se noi stiamo attente, ragazze, e questa pandemia torna di nuovo indietro, ragazze, i giorni si allungheranno. E avete visto il disagio, la difficoltà che abbiamo avuto, di cui abbiamo avuto perché mi ritengo, e sto parlando proprio di qua dell'Italia, ma questo problema lo stanno avendo in tutti i tipi, in tutte le nazioni. E questa pandemia qua sta mettendo in ginocchio veramente tantissime estati, perché è una cosa incredibile, si stanno contagiando tantissime persone sono morte. E non c'è niente da scherzare, ragazze, non c'è niente da scherzare. Abbiamo visto che sono morte persone con problemi di salute e no, persone anziane e persone anche giovani. Sono state delle persone che conosco anche io, una con 98 anni, si è presa il coronavirus, è stata una settimana in ospedale, adesso è a casa sua, ragazze, 98 anni e ce l'ha fatta. Un ragazzo che è andato all'ospedale, che è di un quartiere qua vicino perché ha avuto un'estorta al piede, è andato in ospedale accompagnato col suo nonno, si è contagiato, è morto lui e è morto anche il nonno, ragazzi. Allora, il ragazzo non aveva 18 anni perché non aveva neanche la patente, perché ha dovuto accompagnarlo il nonno. Per dire, ragazze, questo qua a chi capita, capita. Va, questo virus qua va a sorte, per cui per questo io ho preso veramente paura e ho detto no, 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 chiudo. E quando e si potrà lavorare, che ci danno il via, che siamo veramente sicuri che non ci sono dei problemi, allora si ripartirà. E niente, ragazze, ho voluto comunque fare questa intro a questo video anche perché vi piace vedere il mio faccione. Anche qua ho dovuto sistemarmi tutta, tirarmi sui capelli, farmi sto coso qua perché sta facendo già caldo, un pochino di caldo, ragazze. Allora, visto che sto sistemando qua, non c'è niente da scassare, non sto lì con i capelli sciolti. Sì, un giorno ce l'avevo perché ce l'avevo super sistemate, allora ce l'avevo giù. Però ragazze, era da impazzire sta roba qua. E avevo il tavolo di lavoro pieno di robe, pieno di robe, pieno di robe. Avevo glitter e roba ovunque, 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 ovunque. E niente, tantissimi dei prodotti che vedete sono prodotti che li ho comprati io, alcuni avevo fatto delle collaborazioni all'inizio con alcune aziende. E io sono sempre curiosa, ragazze, per quello che vedrete tanti prodotti, sono molto curiose di sempre scoprire i prodotti e vedere come sono, visto che se lo faccio come lavoro, ragazze, è normale che sei sempre alla ricerca del prodotto migliore o per vedere un attimo, anche per provare altre cose. Volevo dire una cosa, mi sono dimenticata. Boh, va bene, può bastare così. Io vi lascio al video. Spero lo troviate interessante. Se avete bisogno di informazioni, chiedetemelo, scrivete sotto al video che sapete che appena posso vi rispondo. Se volete darmi dei suggerimenti per sistemare, avete visto che ho delle cose che non vanno bene così, potete scriverlo sotto che io accetto consigli per organizzarmi anche meglio quando
qua nel mio studio. E niente ragazze, grazie per tutti i commenti che me lasciate sempre sotto tutti i miei video, grazie perché stiamo diventando tantissime. E niente ragazze, vi lascio alla visione di questo video qua. Io vi aspetto come sempre giù nei commenti. Ciao ragazze. Allora ragazzi, inizio a pulire molto bene con un prodotto per il vetro e spolverare, perché sapete che la polvere regna nel nostro ambiente. Questo è un espositore dove ho incollato tutte le tipi decorativa dell'inizio del mio percorso, dei vari corsi che ho fatto e ho ispirazioni varie. Alcune si sono scollate, allora le ho aggiustate e le ho posizionate lì. Qua come state vedendo ragazze, queste sono penne dei vari corsi che ho fatto con diverse aziende e anche quando partecipavo all'Open Day. Ho sistemato questo ripiano di questa vetrinetta, sono dei regalini della Geggini che mi sono stati regalati durante questi anni. Allora ragazzi, ho glitter un po' dappertutto, adesso lo sto sistemando perché in questi giorni che vi sto preparando delle decorazioni per trascorrere un momento insieme ho glitter un po' ovunque. Allora io avevo creato questo espositore tanti anni fa dove metto un pochino di glitter e allora qua li ho sistemati, li ho spolverati e li ho predisposti di questa maniera qua. Allora ragazze, come state vedendo sono diversi, tutti sono diversi, sono di varia textura, grandezza, colore, effetti, pagliuzze, che altro, madreperla, e di tutti di più, perché in questi anni abbiamo avuto una grandissima rivoluzione per quanto riguarda le nail art, perché abbiamo utilizzato di tutto e sono glitter che durano tantissimo, ma ce l'ho ancora lì perché ogni tanto ragazze le nail art, le cose tornano e allora sono pronta, ce l'ho e allora le ho posizionate così, sono anche molto carine da vedere e qua ci sono tantissimi tipi di effetti. Adesso pulisco anche un altro angoletto del mio studio dove ho questi oggetti di sopratavolo e dove ho anche questo contenitore dove metto un pochino di caramelle. Questo è un espositore dove ho delle tippe che ho fatto durante questi anni e anche nei miei vari corsi. Qua sono un po' di tecniche diverse. Questo è il sottovo, mi pare che si chiama così, che avevo fatto. Questo qua l'avevo visto in internet e queste qua sono i fiori, quelli lì che si spandono con il blossom. Qua un po' di dolcetti. E qua ragazze vi sto invitando a visitare la mia pagina Instagram se non lo avete ancora fatto e se vi va di iscrivervi. Allora ragazze, la sistemazione gel è un capitolo da non finire, io mi trovo bene a fare questo, a mettere il nome, a mettere la numerazione e questo bollino con il colore che troviamo dentro al contenitore, mi sto organizzando proprio così. Allora ragazza, qua mi preparo a controllare ognuno di questi cassetti qua, sono i cassetti dove ho i costruttori, dove ho i gel color, dove ho i gel per le decorazioni, dove ci sono tantissime tippe, ho scoperto questa valigetta piena di tippe di tutti i tipi. Allora inizio con questo cassetto, vado a svuotarlo tutto, qua è dove ho i gel costruttori, il gel base e anche tutti i preparatori per la ricostruzione e anche i semi permanente. Cambio la carta e spolvero, vado a pulirlo molto bene perché dopo vado a mettere una nuova carta, questa carta l'ho riciclata come potete vedere e allora ragazze inizio a pulire ogni barattolo e a volte questi prodotti fuoriescono dal barattolo. Raggruppo per categoria delle basse, semi permanente,
i preparatori, il camouflage, i cover, i colori bianchi, i trasparenti. E le organizzo molto bene perché così quando dovrò lavorare non perdo tempo. A questo punto passo al secondo cassetto dove ho un bel po' di color gel colorati, vado a svuotarli, a pulirli, a cambiare la carta e a riposizionarli in ordine. Allora ragazze, questo è il cassetto dove c'è più confusione perché è pieno 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 dei barattolini dei diversi marchi. Allora li ho tirato fuori tutti, me li sono pulito, ho pulito anche il cassetto molto bene e dopo ho iniziato a posizionarli. Qua come state vedendo è il lavoro che ho fatto precedentemente, li ho raggruppati per colori. Voi vedete questa parte del video, ma l'ho tolti, dopo l'ho rimessa di nuovo. Se fate attenzione al video, erano posizionate da una maniera e dopo alla fine li ho riposizionati di tutta un'altra forma. È stato un lavoro molto lungo e molto noioso, però alla fine, ragazzi, il risultato mi è piaciuto tantissimo perché più ordine abbiamo, più velocemente lavoriamo e più veloce troviamo un prodotto quando li stiamo cercando. E eccoli qua, ragazze, questo è il risultato finale di questo cassetto. Allora, sempre sopra questo cassetto qua, io posiziono questa vaschettina qua che è molto comoda, riesco a chiudere e aprire molto bene il cassetto e qua io ho un po' dei preparatori. Questo cassetto qua non ho dovuto fare tanto perché è sempre in ordine, sono dei prodotti che utilizzo molto poco. Qua ho un po' degli effetti acrilico e anche un po' del gel della Silker che non uso molto. Anche questo, qua sopra questo cassettino, ho tutti i gel Paint che utilizzo per la decorazione. E ecco qua ragazze, qua ho posizionato tutti i miei gel per la decorazione. Adesso qua mi ritrovo nel cassettino e qua ho scoperto che ho questo contenitore pieno di pennelli e qua ho scoperto un sacco ma un sacco di tip. Allora, queste tip sono per la decorazione e anche per fare ricostruzione unghie. E anche queste piccoline che avete visto per mettere nei barattolini del semipermanente. Allora, avevo un po' di tip in giro e adesso sto organizzando tutto di nuovo. E ragazzi, ho fatto delle scoperte con questa sistemazione che voi non avete idea. Allora, ragazze, qua come state vedendo ancora glitter e vari tipi di materiale che avevo sopra il tavolo perché in questi giorni vi sto preparando un sacco di contenuti molto carini e adesso, visto che sto sistemando qua i vari cassetti, li metto in ordine. Questi mi piace tenerli più vicino a me, questi sono dei glitter particolari, mi piacciono di più che quelli che avete visto all'inizio video perché hanno una texture più carina e sono degli effetti particolari. E qua vi faccio vedere un assaggio molto da vicino. In questa scatolina zebrata ho diversi tipi di effetti, l'effetto specchio, unicorno. E questa scatolina è i foil, sono i vari tipi di foil che utilizzo, anche lì glitter. Allora, vi stavo dicendo, nella scatolina è zebrata, ho l'effetto unicorno, erboreale, porvele di stelle, un po' più di effetti particolari. Qua, come state vedendo, li ho organizzati di questa maniera qua, perché appena apro il cassetto li vedo subito e mi trovo molto bene. Allora, prossimo cassetto, anche qua metto in ordine un po' delle robe che avevo in giro, effetti, 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 glitter, il gel paint della Sevilan e le stamping che questi giorni li ho utilizzati e diversi tipi di decorazione. Qua vi faccio vedere un assaggino anche più da vicino, sono diversi tipi di effetti che utilizzo, anche questa, come si chiamano quelle, le polvere e i pigmenti.
E anche qua, ragazze, vi faccio vedere un po'. Vi ricordate queste orbettine che si usavano tanto tempo fa? Allora, queste le utilizzo raramente, ma a volte capita la cliente che vuole delle unghie particolari con delle applicazioni un po' all'americana, diciamo, ragazze. E allora diciamo che ce l'ho lì e ce l'ho. Allora, questi raccoglitori o il Walter Deckel, mi pare che così che si chiamano, delle sticker. Guardate, floreale con delle fiorellini, con dei disegni, delle cose particolari. Anche questo va a periodo, ragazze, eh? Va a periodo, anche l'iniziale le utilizzate tantissimo perché ci sono delle persone che piace farsi le unghie anche con dell'iniziale, con delle cose. E anche qua ci sono un po' d'effetti. Qua anche questo, qua ho le lampadine, che quelle non le butto mai perché sono delle lampade UV che non si sa mai, ragazze, se abbiamo un giorno un'emergenza e dobbiamo utilizzarle. Allora, ragazze, questo è il cassetto per quanto riguarda la micropittura. Allora, qua come state vedendo ci sono un sacco, ma un sacco di colori per quanto riguarda la micropittura, tanto in acrilico come in gel. Qua queste sono le rotelline dell'effetto foil. E allora qua ho anche i colori per il vetro, l'acquarello, delle polvere particolari, il colore dell'acrilico della Crystal Nail, ne ho tantissimi. Ho quei colori, quei tubicini che vedete là dove c'è scritto Giotto in fianco della My Mary, che sono fantastici per la decorazione della micropittura. Questo contenitore lì c'è una saponetta per pulire i pennelli della micropittura. Qua, come state vedendo, anche qua acquarello che ho fatto questa scoperta, non mi ricordavo di avere anche quello lì. Questi qua sono gli acquarelli che utilizzo e che l'avete visto in qualche mio video. E qua, ragazze, vi faccio vedere la panoramica di tutte le cosettine carine. Ora, in questo cassetto a portata di mano ce l'ho sempre un po' di tutto, un po' dei materiali che utilizzo tutti i giorni per quanto riguarda la decorazione e il refill e anche il colore delle unghie, perché così almeno se mi finisce qualcosa so dove mettere le mani senza dover andare a prendere nella valigia o negli scatoloni. E qua ho un po' dei prodotti vari, dalla base al costruttore, diverse cartine, diversi colori che vanno tanto, e come il bianco, come il nero, e il bastoncino d'arancio, e guanti che ho fatto la scoperta di avere due confezioni di guanti, e ho un bel po' di robettina, questo non so quando l'ho comprato, però ce l'ho anche quello. E ho un bel po' di cose qua, ragazze, che mi servono per il lavoro e l'ho messo in quel cassetto lì perché se mi finisce qualcosa lo devo andare a rumare e a perdere tempo se ho una persona alla quale sto facendo le unghie. Allora, ragazze, qua ho in questo espositore che l'ho fatto io, anche questo, vedrete fra un pochino un altro, e sto posizionando un po' di semipermanente. Tutto quello che vedete qua è semipermanente dell'Avril, del Tiziana Bellini, dei Passione Unghia e anche di Emmy. E allora questa è una carrellata di alcuni dei miei semipermanente che utilizzo e molto spesso. Allora, ragazze, qua come state vedendo sto spolverando e mettendo in ordine tutti i miei pennelli, i miei amatissimi pennelli alle quali ci tengo tantissimo. Li sto organizzando mettendolo per categorie. Questi pennelli li ho comprati durante tutti questi anni. Qua c'è veramente una fortuna perché costano, ragazze. Ogni volta che vedevo questo espositore al massimo, dicevo un giorno devo averlo anche io con tutti questi pennelli. E quelli qua, ragazze. Allora, qua come state vedendo, cartine, cartine, un sacco, ma un sacco di cartine che ho comprato durante la fiera l'anno scorso. E qua come state vedendo ci sono la base per il semipermanente, i lucidi, diversi tipi di color semipermanente della Kenny, della Vinalisa, con il quale mi trovo molto bene. E trovate anche i video qua nel canale, anche la Femme. Qua ho un po' di disinfettante che ho messo anche in queste boccettine qua più piccoline perché così sono più a portata di mano che utilizzare quel barattolone grosso. Allora, ragazze, qua sto sistemando questa parte qua perché
lì sopra a quella livreria si fa dei quei casini. Allora, intanto sto sistemando, dopo mettendo dentro i prodotti delle cose e dopo, ragazze, metto tutto in ordine. Allora, tantissime di queste cose le ho comprati su AliExpress, l'espositore, e anche su Primark. Ora, ragazze, qua inizio a pulire un po'. Qua state vedendo i giornali di Unghie Bellezza. Vedete che tanti di loro sono segnati in una cartina perché ci sono dei lavori miei lì dentro e anche alcune pubblicazioni che ha fatto la Trevosi nei vari corsi al quale ho partecipato e ci sono anch'io. Qua partono dal 2008 arrivare ai giorni d'oggi. E allora avete visto che ho anche il libro della Irene Merlo. Bellissimo, e ho una bellissima dedica. Allora, continuo qua a pulire lì sotto e state vedendo che ci sono dei libri, ma non c'entra niente, ma sono miei, ho voluto tenerli comunque lì nella livreria. Allora li ho coperti con questi telli bianchi, con questa carta bianca. Qua sto pulendo un po' tutti questi contenitori, sono il cleanser, sono dei disinfettanti per gli strumenti, per varie cose. Qua avevo attaccato lì tutte le mie tip. Le ho spostate fra un pochino, vedrete. Allora, piano sistemato, il piano lì della libreria, da quell'angolo lì l'ho sistemato. Io ho esposto un bel po' di tutte queste tippe, che alcune di queste le avete visto nei diversi video che ho realizzato durante questi anni e anche dei miei vari corsi. Allora, ragazze, vedete? Questo è il piano del lavoro. Vi avevo detto che avevo rovesciato lo studio. Eh sì, in questi giorni qua l'ho proprio rovesciato, ho tirato fuori di tutto e di più, ho fatto di quelle scoperte, ho buttato via tante di quelle cose. E qua sto continuando a pulire, a sistemare, a rendermi conto cosa ho, cosa mi serve e cosa non mi serve. Fatelo anche voi, ragazzi, perché è molto importante. Ogni tanto tirate fuori proprio tutto, tutto, tutto dei cassetti, perché soltanto così vi rendete conto di tutte le cose in più che avete. Quando avete finito, dopo ci prepariamo a fare la raccolta differenziata. Mi raccomando, ragazze. A questo punto inizio a pulire il mio tavolo, visto che ho tolto tutto il casino che c'era lì sopra. Allora inizio a pulirlo con l'alcol, inizio a pulire anche i miei attrezzi del lavoro. E ecco qua, ragazze, è il piano pulito. Qua state vedendo il pannello protettivo divisorio tra me e la cliente. Fra un pochino, ragazzi, ve lo presento molto bene e vi darò tutti i dettagli. Però, come state vedendo, guardate quanto è trasparente, si riesce a vedere dall'altra parte. Allora, ragazze, questo è il contenitore che mi tengo vicino quando sto facendo delle decorazioni. Qua vi sto spoilerando delle cose che voi non avete visto, che non ho ancora pubblicato quei video. Ora mi tengo questo qua vicino perché ho dove ho le tippe, le mie amatissime matite di Ikea, dove le utilizzo come supporto per incollare le tippe. E allora lì mi tengo questo contenitore, i miei guanti, tutto quello corrente basse e sigillante per realizzare le decorazioni che state vedendo tutti questi giorni e qui nel canale. Ora, qua in questa bellissima scatoletta che ho trovato riciclata di un acquisto che avevo fatto su un sito dedicato alle unghie e ho messo un bel po' di robe. Allora ce l'avevo qua sempre sopra il tavolo da una parte, vedete? E allora mi sono rotta, ragazzi, ho preso questa scatola di scarpe e la voglio foderare perché così almeno ho tutto quello che mi serve quando devo fare qualche disegno, perché mi piace sempre fare il disegno sulla carta per pensare, vedere un attimo con i colori come può venire e dopo passarlo alla tip. E allora lì in quella scatola ho tutto l'occorrente per fare questa cosa qua. Adesso sto foderando questa scatola di scarpa con questa carta e non voglio lasciarla proprio così. E allora voglio anche incollare questo che adesso vedete nail art collection.
Questo era di un giornale, mi pare che di Madda. Immaginate una ragazza dei tempi che fu. E qua ho tutti i colori, i pennarelli, il nastro per la etichettatrice e i memo. Ogni tanto compare un pennarello, gli era di qua. E allora mi organizzo e metto tutto l'occorrente lì dentro, che così almeno ho un pochino d'ordine. Adesso ragazze, i pennarelli, anche questi, ce l'ho in questo barattolino che mi aveva regalato la mia nipotina quando sono andata a New York. Mi ha detto, zia, lì puoi mettere qualcosa. Allora ho messo i pennarelli. E allora me li organizzo, lì ho indelebile, ho le penne, matita. Che anche questi mi servono per la decorazione. Allora, avete visto, ragazzi, ho sistemato questo angoletto dove è sopra a questa scrivania mi sono organizzata di questa maniera qua, con tutto l'occorrente per disegnare, per prendere nota quando sto vedendo una diretta. Allora, ragazze, vi ricordate di questo espositore che vi avevo fatto vedere in uno dei miei video risale a tanti 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 anni fa? Ce l'ho ancora, guardatelo lì. È sempre lui. Ci sono ancora più prodotti, ci sono dei semi permanente della NSI, come state vedendo, i tantissimi smalti tradizionali, che alcuni li utilizzo, altri no, quando voglio farmi magari abbinarmi la unghia dei piedi all'esmalto che ho alle mani, allora prendo uno di questi colori qua. Però è molto carino da vedere perché fa veramente colore e proprio decora molto bene quella parete. Mi piace tantissimo. E tutte le mie cliente, quando arrivano, dico: mi piace da morire questa cosa qua, perché è bellissimo, è molto bello da vedere, ragazze, questo espositore qua. E qua un po' di robettina, i foil, i nastrini, vedete là sopra tutti i foil dei semi permanenti che alcuni non utilizzo, questi nastrini qua. E avevo anche fatto questa scritta che all'inizio l'avete vista e le ho messo un pochino di glitter. E eccoli qua. E sotto, ragazzi, a questo espositore ho queste bellissime foto di queste ragazze dove mostrano le unghie. Qua, ragazze, come vedete, sto etichettando ognuna di queste tippe per le cliente. E come avete visto, ragazze, ce l'ho fatta, lavoro duro, però alla fine molto bello da vedere. Questo espositore si vede più bello e anche un pochino più professionale da mostrare. Alcune di queste devo togliere ancora le scritte che ha a mano. E come vedete, ragazze, nonostante ci sono tanti colori, tante sfumature, tanti effetti, c'è sempre il colorino che manca, che la cliente sta cercando, più chiaro, più oscuro, più che tira verso. Ah, aiuto. Ora le ho raccolte tutte e le ho posizionate dentro a questa scatola a forma di cuore, perché una volta ce l'avevo attaccata alla lampada, adesso che ho messo il pannello non ci sta più.
Allora, anche in questo contenitore ho voluto raccogliere tutte le margheritine dei vari decori che ho fatto durante questi anni, perché mi sembrava un pochino bruttino buttarla, perché ci tengo. Sono dei decori dall'inizio al giorno d'oggi e un po' per tutte le occasioni. Allora le ho raccolte in questo contenitore e le metto esposta da qualche parte che sicuramente un giorno può servire. Allora, ragazze, qua sto preparando tutti questi, come si può dire, salviette. Questi sono quelli che utilizzo sempre quando sto montando i video, quando faccio quegli effetti un po' particolari e il piano di lavoro. Allora, le ho raccolte tutte e le ho infiocchettate, le ho messa in un angolo. E mi piace tantissimo tenere questi vari tipi di effetto, li riciclo da tutte le cose, perché così quando sto montando un video, sto facendo una foto, è molto carino da vedere. Allora, in questo contenitore ho un po' tutte le cose che mi servono quando devo fare una foto o un video alle tippe, perché mi piace tantissimo curare quella parte quando sto montando un video o quando posto una semplice foto su Instagram o sul mio Facebook. Qua andiamo dalla primavera, l'inverno, l'autunno, l'estate, perché c'è proprio per tutti i periodi, ci sono anche le lucette, tutte queste cose qua. Allora io ho questo contenitore dove tengo tutto e so che quando devo fare una foto carina con un sfondo particolare, so dove trovarli. Allora, qua sto sistemando un po' di carta, cartina, le mie schede per quanto riguardano la esercitazione dei rigori. E questo raccoglitore qua, vedete ragazzi, che ho tantissimi ritagli di immagine, perché con questo io faccio l'abbinamento delle unghie all'outfit, perché una volta io avevo partecipato a un corso, erano 3 o 4 giorni. Era come se fosse un campo e allora ci avevano insegnato a fare questa cosa qua, mi era preso gusto e allora io facevo tante di queste cose qua, prendevo i giornali e mi mettevo a decorare l'outfit in abbinamento alle unghie, è molto carina, fra un pochino vi farò vedere. E allora qua ho questo mio raccoglitore e qua ho tutte le schede che mi servono anche per fare esercitazione per quanto riguarda le nail art. E qua, come state vedendo, sono tutti gli appunti che ho preso in questi giorni e quando stavo guardando le dirette varie che hanno fatto in questi giorni qua. E allora, ragazze, qua sistemo tutto, lo metto in ordine perché così almeno so dove metterci le mani. E allora, qua, come state vedendo, anche questo fa parte di quel progetto là che vi stavo dicendo. Abbiamo fatto anche vestito da sposa abbinandolo alle unghie, per cui se mi arriva una sposa e mi fa vedere il vestito, mi è già capitato, io posso prendere ispirazione, come state vedendo, di qualche particolare del vestito per abbinarlo alle sue unghie. E possiamo abbinarle anche per qualsiasi tipo di occasioni, anche questa, come state vedendo. Su Instagram trovate qualcosa del genere e trovate anche qua su YouTube un video che ho dedicato a questo argomento. Anche questo vestito molto elegante, ho voluto abbinare anche un'unghietta che prende un pochino di spunto, un dettaglio, qualsiasi dettaglio che ha questo vestito. Metto tutto in ordine, ragazze, e anche questo angoletto della cartolibreria messa da parte. Vi faccio vedere un assaggino di quello che vi stavo parlando. Guardate qua, quel vestito lì delle damigelle, le ho abbinate anche le unghie. E anche qua vedete il particolare di questo vestito, di questa parte qua, che sono l'ho ripreso sull'unghia. E questo è stato un progetto molto carino che ho realizzato con la Trevosi. Sono stati 4-5 giorni, eravamo a Varese, è stato un campus, è stato molto interessante, nel quale ho imparato un sacco, ma un sacco di cose. E c'era questo, nelle varie attività, c'era anche questo, il progetto Moda, si chiamava così. Guardate anche qua. E l'outfit l'ho abbinato anche alle unghie.
Osservate ogni particolare dei vestiti, come questa, che è la giacca. Mi sono ispirata alla sua giacca e l'ho realizzata sulla tip. Vedete? E questo, ragazze, possiamo farlo con qualsiasi, ma qualsiasi abito. In questi giorni qua sto ritagliando, mi sto cercando anche dell'immagine su Instagram delle varie stiliste alle quali seguo. E voglio farlo perché è una cosa che mi piace tantissimo e voglio prepararmi altri progetti moda come questo. Guardate questo, la trama del vestito, come sono riuscita a ricrearlo sulla tip. Anche qua un'altra proposta dei nail art in abbinamento all'outfit, questo qua all'imalie, per cui zebrato e leopardato. E ecco qua la tip che ho voluto giocare con questi due effetti e arricchendola un pochino anche con del glitter. Anche questa, ragazzi, un'altra proposta dei nail art in abbinamento all'outfit. Anche qua ho giocato con la sovrapposizione di colori e anche di effetto. Vedete, ragazzi, ho voluto fare la tip un pochino più a rilievo per rendere più l'idea del tessuto. Allora, ragazze, qua vi faccio vedere una panoramica di tutti i vari lavori che ho realizzato per questo progetto. Oscar Nail Trevosi, progetto moda, risale al 2015 e ho partecipato, eravamo a Varese. Allora, anche qua ho fatto un po' la sistemazione di tutti i miei attestati, li ho posizionati un po' qua e là. E qua, come state vedendo, il mio attestato del quale sono molto molto orgogliosa. Anche questo qua è quello che vi dicevo del progetto moda, è stato a Varese. Questo qua è il secondo livello, l'ho fatto con Irene Merlo di Warmstroke. Questo è stato un meeting che ho partecipato con la Brill a Bologna. E qua, ragazze, un meeting che ha fatto la Crystal Nails a Verona. Questo è il mio primo corso di One Move di primo livello con Alice. Questo risale al mio primo corso. Questo è l'Oscar Nail, anche quello è stupendo, era Varese, anche quello. Come vedete, ragazze, io mi sposto perché per una ottima formazione bisogna un po' girare e spostarsi. Questo è il mio corso del refile di velocità. Qua sono andata a Rimini per fare il corso con Ozana Sottovo in gel. Ho eseguito il corso dei realisti gel painting con Giusy Speranza a Verona. Questo secondo livello tecnica gel con Irene Merlo. Allora, un altro corso fantastico con la insegnante ucraina Giulia Gerus. Questo è di tecnica mista, acquarello, gel e anche ghirigori in linea sottile. Anche qua corso di aerografia con l'insegnante Lilian Dolger. Questo è stato il mio primo corso avanzamento gel. Ho fatto anche questo, ragazzi, estensione ciglia. E qua, ragazze, ho ancora gli addobbi di Natale attaccati. Però era carino. Allora, ragazze, vi apro la porta del mio studio, è in ordine. E qua, ragazze, quasi non vedete niente perché è proprio trasparentissimo. Questo è il mio pannello protettivo che io avevo fatto realizzare da mio marito a febbraio perché io non stavo tanto bene e c'era già in giro questa influenza. Allora, anche tante delle mie clienti fumano e questo odore mi dà fastidio. Visto tutti gli interventi che ho fatto, mi sembrava opportuno proteggermi. All'inizio io avevo un tello trasparente di plastica e dopo con mio marito mi sono messa lì a... Ho detto, senti, facciamo lo sportello stilo gli ospedali o in banca e mi ha realizzato questo pannello che state vedendo. Le misure ve le ho lasciate nel bigliettino. Se avete bisogno di ulteriori chiarimenti, ragazze, non esitate, chiedetemi che appena posso vi faccio sapere. E niente, ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciatemi un pollice in su se il video vi è piaciuto e noi, ragazze, ci sentiamo in un prossimo video. Ciao, ragazze!